perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo quarto episodio dell'Extreme Crazy Rock Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sconfitto il capo palestra Komoro ottenendo la prima medaglia e giungendo qui finalmente a Zondopoli, dove abbiamo fatto, ragazzi, ma cosa abbiamo fatto? La cattura del secolo, John Frog, scritto male. John Frog, scritto male. Vai così. Comunque, dopo questa puttanata che ho fatto, nel prossimo episodio, in questo qua, ora non lo so, gli andrò a cambiare il nome, visto che arriveremo molto probabilmente ad Austropoli. E nulla, ragazzi, un'altra cosa che ho da dirvi nel mentre andiamo nel cantiere è che, ragazzi, ho sistemato alcuni problemi di registrazione che avevo riscontrato. Allora, qua, ragazzi, ora non ricordo se ci fosse qualche quest particolare, non mi pare. Sta di fatto, ragazzi, che per l'appunto ho risolto questi problemi di registrazione, quindi spero che la situazione non sia blasfema. Ho allenato i Pokémon. Allora, raga, questo è fortissimo. Cioè, è una belva disumana, davvero. Guarda quanto è forte quest'uomo. Allora, fermi, mega assorbimento. Raga, mega assorbimento con potenza tipo 85, quello che ha. È veramente devastante, cioè è illegal proprio. Ragazzi, prima di iniziare vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace. Prima di iniziare cosa, poi, che abbiamo già iniziato dal 95 avanti Cristo? Lasciate un bel mi piace, mi raccomando, e rispondete alla domanda del giorno, che quest'oggi è molto particolare. Ce l'ho già, visto che sono in vena, diciamo, sono fresco di argomento. Vi chiedo una domanda simile a quella che avevo fatto l'altra volta. Qual è il vostro gruppo musicale preferito? In questo momento il mio gruppo musicale preferito, ragazzi, sono gli Alice in Chains. Se non li ascoltate, e se siete comunque avvezzi al genere rock barra metal, provate ad ascoltarli perché sono molto ma molto bravi, secondo me. E dopo questo svarione qua, torniamo a bestemmiare, perché ovviamente io sbaglio le strade. E comunque, ragazzi, questo episodio potrebbe essere un po' più lungo, perché per l'appunto la domanda del giorno non è casuale, perché andremo ad affrontare Velia, che è la frontman di un gruppo musicale, e per l'appunto è la capopalestra, quindi batteremo anche la palestra. Adamo Buono. Il comeback di Adamo Buono. Stai... È di tipo normale. È di tipo Cristo normale. Un mio di tipo normale. Ma perché sta malattia? Vedi di morire. Lo prendo in culo. No, lo prendo in culo a sangue. No, tipo mi sento già le ossa in culo. Oh! Mi sono quasi spaventato, sarò sincero. Gli ho letteralmente aperto il culo. Tra l'altro stiamo salendo con una velocità spropositata. E sì, ve l'ho già detto che ho allenato i Pokémon. Sì, mi sto già perdendo. Ah, un'altra cosa, ragazzi. Voglio cambiare il soprannome di Iron Monkey, appena arrivato da Austropoli, ma non vi dico qual è, perché hashtag no spoiler. Sappiate che è un soprannome di quelli miei ignoranti. Quindi, allora, con calma, perché qua c'ho veramente lasciato giù i calendari le ultime volte. Ok, perfetto. Mi fa davvero piacere, io pensavo di averti affrontato, sinceramente. Allora, noi qua, ragazzi, dobbiamo andare a affrontare tot allenatori. E poi, tipo, il nonno lì a destra, che vedete anche voi, ci dovrebbe dare uno strumento che non ricordo quale fosse. Forse un MT, che, visti i moveset di certi nostri Pokémon, non sarebbe malaccio. Questo qua, direttamente da Yoto, con il suo tutto. Vediamo se riesco ad abbatterlo con un pestone. E... Interessante, ragazzi. Mi ha fatto più male uno tutto di un Mew. Mi sta facendo malissimo quest'uomo, muori. Sgancia pesi, ma minchia, ma ti attacco una cazzo di ancora, ti faccio affogare nel Tevere tra un attimo. Altro che sgancia pesi, vai via. Ok, perfetto, abbiamo battuto quest'uomo. Allora, adesso John Frog, vai davanti per piacere, perché sei l'unico con ancora vita propria nel team. Vedi, tu affrontami. Oggi uguale a ieri e domani sarà uguale a... Ma... Ah... Cioè, tu mi stai dicendo, dall'alto della tua bestemmiosa epicità, che io, prima di affrontare sti inetti, devo parlare con sto tipo. Se no loro non mi affrontano. Cioè, veramente la vita fa così schifo, ragazzi? Non lo sapevo. Sì, ti do una mano, ma io lo stavo già facendo in teoria. Raga, scusate, ero partito in quarta, non me ne ero accorto. Nonostante io sia in quinta e non in quarta. Mannaggia me, devo fare la maturità.
Facciamo un 10-10 secondi di silenzio per accorgerci della puttanata. Ok, perfetto. Gallade, come perdere una serie? Tutorial by Creepy Stories. Allora, fermi. Aeroassalto. C'è siluro. Luce, Dio Cristo, siluro. Luce, Madonna, siluro. Dai, che palle, vai via. No, ho sbagliato, non volevo mandare lui. Non volevo mandare lui. No. Pensavo mi facesse più male. Allora, fermi, beccata. Luce siluro, dovrei reggerlo in teoria. Dovrei reggerlo. Ok, sì, beccata, vai giù, ti prego. Col cuore, dai. Allora, fermi, dovrebbe essere di tipo Cristo. Allora, aspettate. Ok, dovrebbe essere di tipo erba. Hai intuito? Ma mi apre chiunque Cristo io mandi. Aspettate, ma io ce l'ho delle pozioni, scusatemi, eh. Perché dobbiamo giocare sempre pulito quando ho un lemon succo? Grazie, divina provvidenza. Divina provvidenza. Gesù mi assiste. Guardalo come mi assiste, Gesù. Beccata, ti prego, fammi sto piacere, muori. Reggimi. Gran collera. Adesso non serviva, te lo giuro. Adesso serviva veramente poco, però vabbè. Ok, John Frog livello 18 dovrebbe imparare fuoco fatuo. Fatti vedere quanta precisione ha sta mossa. Olè, che bella cosa. Via contatore che ha 65 di potenza. Colpisce una volta ogni Cristo di video di Yotobi. King Klang. Non lo so, provo a tenere lui, non ne ho idea. Provo con un morso, geloscheggia, aia. Ok, non mi ha fatto molto morso, vai giù. Dio. Geloscheggia, stai fermo, non mi fare critical, non fare cose storte. Dai, beccata, ti manderà giù, sì. Cosa sta facendo? No, era... Ok. Pietra taglio, dimmi che hai 100 di potenza. Quando vedo ste cose, raga, mi viene davvero da piangere. Tra l'altro non volevo dire 100 di potenza, volevo dire 100 di precisione, raga. Che belle cose ste mosse, grazie. Il pietrataglio perfetto, sì, che bella cosa. Allora, andiamo un attimo indietro a curarci, perché altrimenti facciamo una pessima fine qua. Ok, perfetto. Allora, io mi ero allenato e mi sono detto, dai, sì, il cantiere sarà una passeggiata. Dai, una passeggiata con sotto le cazzo di bracci ardenti, i meteoriti sulla testa, i proiettili, i cecchini sui palazzi. Gran bella passeggiata. Mamma mia, dai, torniamo indietro, forza. Tra l'altro, ragazzi, ho controllato, Monkey si evolve a livello 28. Cioè, lo evolvo praticamente domani, questo Pokémon. Domani nel senso figurato, cioè tra 300 anni probabilmente lo evolvo. È anche capace che non arrivo a evolverlo, voglio dire. Allora, fermi, io non mi ricordo dov'è la gente qua, però. Oh, ciao, eccoti, perfetto, minchia, mi stavo già preoccupando. Lavorare al cantiere era il mio sogno. Minchia, che infanzia di merda, frate. Mamma mia. Cioè, raga, chi è che sogna di lavorare al cantiere? Parliamone. Mamma mia, che tristezza, uomo. Allora, fermi, io gioco, me lo gioco di un fuoco fatuo. Così, giusto per bruciarti un attimo, per vedere un attimo come risolvere la situazione. Poi direi di andare di aeroassalto fino alla morte di Gesù. Cioè, fino ad adesso, grazie. No. All'acciaio. Io non so il tipo, raga, quindi vado veramente a intuito. Interessante, di tipo spettro. Gran scoperta by Creepy Stories. Allora, vedi di morire gentilmente. Grazie, perfetto. Recuperiamoci la vita. Mamma mia, che cosa bella. Raga, quanto... Guarda come sale veloce John Frog, raga, è Gesù Cristo. Sale velocissimo. Guarda che già a livello 19, raga, io non l'ho toccato. Penso di aver randomizzato anche questo a sto punto. Io ovviamente non ho cheat, non ho niente di questo genere. Lui sta salendo come Cristo comanda. Cioè arriva Gesù che gli fa: sali, e lui sale. Sale e lui sale. Pestone, no, devi morire, figliolo. Non dovevi morire tu. Lui doveva morire. No, al quarto episodio ho già due morti. Cioè, se vado avanti così arrivo alla fine della serie che batto Insurge. Tua madre, il cantiere, il tuo sogno. Dammi uno strumento. Cambio marcia. Ma chi cazzo sono? Schumacher.
Stavo veramente per creare una delle bestemmie più creative dell'ultimo decennio. Perché non riuscivo a cambiare il cazzo di coso. Allora, un attimo. Chi cazzo era sto qua? Mi dava qualcosa di utile? Non mi ricordo. Sì, tipo, se lo inseguivo mi dava un etere, a quanto ricordo. Solo che... possiamo levarci dai coglioni. Grazie. Non trovare Pokémon. Non trovare Pokémon! Bravo, ok, perfetto. Ci manca qualcuno, non lo so. Aspetta, non mi ricordo più, raga, non mi ricordo più. Ok, no, ci manca ancora quello nell'angolino, perfetto. Pensavo di metterci obiettivamente di meno per sto cantiere del cavolo. Mi sa che questo episodio qua verrà effettivamente lungo 30 minuti, perché in teoria dovrei anche fare il team plasma e non ho intenzione di lasciarlo da parte perché mi sembra stupido. Sì, dai, forza, affrontami, grazie, perfetto, dai, vediamo una... vedi di non fare come quello di prima che veramente potrai impazzire. Iron Monkey, vai, è il tuo momento, fammi sognare. Pietra taglio, 100% precisione. Oh... Non ho mai goduto così tanto. Che bella cosa, raga, davvero. Ti azzardare mai più. Cheat. Ok, perfetto, livello 18. Vediamo chi la coglie nei commenti. Archeops, raga. Fatemi sapere magari anche nei commenti cosa ne pensate di Archeops. A me piace un bordello, sinceramente, come Pokémon. So che molti tipo l'hanno criticato, non so per quale motivo. Secondo me invece è il fossile migliore, per distacco anche. Vento gelato, ciao. Ok, perfetto. Fossile migliore in aspetto e in potenza un po' meno. Detto ciò, direi che possiamo levarci dalle palle. Cioè, sì, uomo. Ralts. Che tipo si sarebbe evolto. Evolto. Hashtag evolto. Dio Cristo, evoluto. Creepy, l'italiano, non puoi cadermi su queste cose. Allora, i ciuffi d'erba lì sarebbero belli se ci fossero gli Audino per allenarsi. Sì, ce l'ho fatta, grazie. Ne è valsa la pena, signori. Adesso controlliamo un attimo com'è conciato sto lanciafiamme. Perché io non vorrei mai che l'avesse randomizzato di tipo lotta. 55 Cristo potenza. Che schifo. Che vita triste, raga. Andiamocene, dai. Rip. Allora, dai, però... tiriamoci su, non è importante. Abbiamo comunque un pietrataglio di tipo fuoco con 100 di precisione, il che è incredibile. Cioè, penso che pietrataglio in questo modo sia una delle mosse più forti dell'intero mondo Pokémon. Anche perché può crittare quando stracavolo gli pare, quindi sti cavoli. Ah, ma noi è morto il buon Lincoln. Allora vai depositato, figliolo. Siamo già a 2 morti dopo 4 episodi. Io mi sento depresso, signori. Depresso. A parte che era evidente che saresti morto, figliolo, perché tipo, a parte la velocità, cioè, era tipo, non lo so, qualcosa di molto veloce che... Alessio Cerci, era Alessio Cerci, potevo chiamarlo Cerci a saperlo. Dai, mettiamo davanti Drapion, in teoria le pozioni dovrei avercele, anche no, perché c'ho solo le pozioni e basta. Io e noi abbiamo bisogno delle super pozioni, perché Velia non è così facile. Poi figuriamoci se la randomizzazione decide di farmi invocare i santi. Quindi gentilmente possiamo anche comprarle ste pozioni. E nulla, ragazzi, siamo 2 morti. Comunque, se noi riuscissimo in questo episodio, il che non è certo, ad arrivare ad Austropoli, potremmo, ragazzi... bestemmiare. Ah, l'acqua fresca, grazie figliolo. Potremmo provare a fare una cattura magari nelle fogne di Austropoli, giusto per non lasciare l'episodio senza cattura. E per magari per il prossimo avere un Pokémon in più. Tu sei utile come quella sedia lì, perfetto, interessante. Tutto esaurito. Allora, iniziamo ad affrontare il batterista, perfetto. Tra l'altro, raga, questi qua c'hanno dei nomi tutti loro nel gioco originale, tipo... no, cioè, va bene, va bene, così. Le rock band con Lugia, signori. Le avete mai viste? No, solo sul mio canale potete vederle. Vento gelato, vediamo se riesco a mandarlo giù. Quasi, però gli diminuisco la velocità. In teoria col prossimo colpo di pirolancia. Drapion, non puoi essere così. Drapion, non puoi essere così lento. Non puoi essere così lento, figliolo. Quanto cazzo sei lento? Ma c'hai le incudini attaccate al culo, figliolo. Sei lento, sei... Montolivo! Montolivo! E c'è Lugia e Tylove, c'è la coppia che scoppia, raga. Scusate, non avete presente quello della terza palestra di Unima? Che aveva per l'appunto...
Ma cazzo, ma è lentissimo davvero. Ci sono rimasto male, sarò sincero. Detto ciò, quando suono la chitarra e quando faccio lottare i miei Pokémon posso essere davvero me stessa, mi fa davvero piacere, però adesso te la spacco in testa. Marilyn, Marilyn Manson, è lui raga, è proprio lui, attenzione, incredibile. Rimaniamo in tema, e quello di prima si chiamava Marshall, come il noto amplificatore Marshall. Ti venisse un infarto, ok, perfetto, ciao Floazer, è stato un piacere. Bertic, perfetto. Non so, tengo manche, non ne ho idea, io non so il tipo. Noi abbiamo una carta da giocarci, si chiama Pietra Taglio. Raga, non vi state commuovendo? Quando succedono ste cose, mi fanno piangere. Questa è, penso sia veramente, cioè, penso sia effettivamente la mossa più potente che io abbia mai avuto. Perché è un 100% di tipo fuoco che attacca se... è spettacolare. E potrebbe fare brutto colpo. Cioè, è Dio sta mossa. Detto ciò, Caraveglia. Forza! Taglio! Zoe. 101. Tra l'altro, che suona il basso così. Ciclista! Proprio, sì, raga. Io ce la vedo sul basso così. E poi mi dice anche di stare tranquillo. Guarda te, pensa a te questa... sfacciataggine dei giovani d'oggi. Ok, perfetto. Ho fatto un pugno spine che non volevo fare. Ho fatto un pugno spine che non volevo fare, ma va benissimo. Vai, giochiamocene un altro. Garanzia, perfetto. Che cazzo sei, Pittarello? Vai via. Ok, perfetto. In garanzia la tua morte, grazie. Via, livello 19. L'ultimo è... tu non sei degno di esistere. Quindi adesso il mio Iron Monkey ti giustizierà con la mossa definitiva. Non gli ho fatto una pippa. Ma basteranno due pietra taglio? No. No, allora, manchi, non farmi scherzi storti, grazie, eh. Allora, in teoria lei dovrebbe curarsi, se non si cura la uccido. Ok, perfetto, si cura. Bastava, vedi, bastava cambiare un attimo la strategia. Raga, sto manchi, c'è delle mosse che non stanno né in cielo né in terra, comunque. Cioè, davvero, è incredibile. C'è delle mosse allucinanti, cioè questo qua appena mi si evolve... se mi si evolve, finisce davvero male. Obliderio, questa mossa qua, se non sbaglio, non è veleno shock, innanzitutto. E se non sbaglio, ti fa suicidare. Non è proprio la mossa ideale per una Nuzlocke, mettiamola così. Vediamo un po'. Ah no, non è vero. È una mossa di tipo veleno con 65 di potenza. Oddio. A parte che è finita la musica, ma... vuoi che... mi sta venendo un piccolissimo dubbio. Tipo... oddio, ma è stranissima come cosa. Cioè, a parte tu un'onda che ha precisione 40, ma... tipo, mi ha dato Obliterio, che sarebbe dovuto essere Veleno Shock, e ha preso praticamente le statistiche di Veleno Shock. Adesso, ragazzi, succederà una cosa davvero fantastica, una cosa davvero bellissima, e l'arte dell'editing entrerà in possesso del mio corpo. Allora, che cosa è successo? Dobbiamo andare al Pokéwood perché... in teoria dobbiamo richiamare il padre di Veglia a fare il traghettatore. In pratica l'idea è di fare un film. Quindi adesso, ragazzi, succederà una cosa bellissima. Io adesso mi alzo, esco dall'inquadratura, così magicamente saltiamo tutta la parte del Pokéwood. Così, senza che io faccia niente, eh. Guardate, 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 guardate. Sì, ho tagliato. Quindi voi sareste del Team Plasma. Ho fatto un film di merda, fra parentesi. Esatto, siamo del Team Plasma. 2 anni fa siamo stati traditi da qualcuno che consideravamo un sovrano e un eroe. Il nostro tentativo di conquistare Unima finì in un fallimento. Ma non ci arrendiamo, non molliamo, abbiamo già un piano di dominio. Chiudi il becco, siete solo degli ipocriti, siete solo dei bufu. Dite di volerli salvare, ma in realtà siete dei banali ladri di Pokémon. Non pensate di passare la liscia. Ci mancava solo questa. Prima i Lillipup ci hanno inseguito alla fattoria, e ora i mocciosi della DPG ci sbarrano la strada. Pazienza, ci rifaremo rubando i loro money. Fatevi sotto, bufu. Perfetto, raga. Che bella sta serie. Cosa pensi di riuscire? Certo che penso di battere il Team Plasma. Io l'ho fatto una volta in Pokémon Nero, l'ho fatto 300 altre volte in Pokémon Nero 2. No... ah, non sapevo che il Team Plasma fosse un comizio di Pokémon Ranger.
Interessante, raga, questo punto di vista che non avevo mai preso in considerazione. Aia. Aia, tra l'altro, raga, c'ho il counter fuori uso perché non ho stoppato la registrazione nel mentre taglierò in editing. Quindi non so quanto potrebbe venire lungo l'episodio. Per me potrebbero venire fuori anche 35 minuti e non accorgermene, sappiatelo. Plasma, ho perso, accidente. Plasmon. Accidente, accidenti, cioè sono più denti, cioè... Aia, aia, che cazzo mi picchia sangue. Dividiamoci, ah ok, non so perché non avevo riflettuto sul fatto che esistesse Velia. Non so perché, avevo pensato a Belle, non avevo riflettuto sul fatto che lei era la capopalestra. Questa guida a me è Daglio, un poco che conosce Daglio è in grado anche di tagliare dei piccoli buffo fuori dalla lotta. Ma non perdiamo altro tempo, dobbiamo inseguire il team Plasma. Dividiamoci, tu vai sul percorso 20, va bene, dai raga, ok, perfetto. Questa serie qua sta prendendo una piaga un po' troppo trash. Allora ragazzi, direi di mettere davanti, già che ci siamo, il nostro Iron Monkey, che è il Pokémon più prossimo all'evoluzione, salvo ritrovamento mistico di pietra idrica per John Frog, che non avverrà mai nella vita. E quindi allora io in teoria dovrei sapere dove si trova il team Plasma. Mi stava scappando un ruto devastante. In teoria dovrei saperlo, dovrebbe essere... No, non qui, non è un Weavile assolutamente. Sarebbe bello se fosse un Weavile. Ma o in noi non è un Weavile. Quindi fuga, grazie. Allora, perfetto, dovresti essere qui. Eccoti qua. Quanto mi danno fastidio le persone appiccicose. Vai, oh, se adesso mi mandi tipo un Pokémon appiccicoso mi metto a ridere. Paragly, no, un gatto ciccione mi hai mandato, perfetto. In realtà avevo in mente come Pokémon appiccicoso Goodra, poi mi sono reso conto che non è la sua gen questa, aia. No! Ok, fermi, switchiamo, perfetto. Iron Monkey sta iniziando a perdere colpi, raga. Meno male che abbiamo l'eroe John Frog, raga. Lui sì che ci salverà da ogni male. Ti prego, Johnny. Comunque nello scorso episodio mi sono sbagliato. Lui in realtà ha anche la debolezza al tipo erba. Ne ha due, quindi non una, come avevo detto. Mannaggia, io che ci speravo ad avere un Pokémon così figo. A pensarci bene, non troverò i miei compagni da queste parti. Non puoi trovare i tuoi compagni da queste parti se sono fuggiti dall'altra parte. Gesù. Ma quanto sono veloci a scappare da quelli là? Però si è lasciata sfuggire un dettaglio importante. Se stavano cercando il mare, vuol dire che Team Plasma si trova su una nave. Secondo me si sono diretti ad Austropoli, visto che lì c'è un porto enorme. Perfetto, allora si ritorna a Zonzopoli. A Zonzopoli, bella Zonzopoli, porco due. Via, sono veramente detto Zonzopoli, uccidetevi. Comunque ho cambiato anche la grafica dell'emulatore, ragazzi, nonostante non fosse necessario per migliorare la qualità. Semplicemente perché questa qua con un pochino più di pixel mi garbava un attimino di più, cioè era più carina, meno scontornata e molto un pochino più old style, e non mi dispiaceva assolutamente, quindi ho deciso di metterla. Allora, prima di proseguire però, ragazzi, oltre a invitarvi a lasciare un bel mi piace per questo episodio infinito, direi che a sto punto sia lecito andare verso Austropoli, così almeno possiamo anche fare la cattura. E nel prossimo episodio rinominerò anche i due Pokémon. Vi ricordo che Iron Monkey sarà l'ultimo episodio nel quale si chiamerà così. Allora balziamo il dialogo in cui il padre di Velia è sad perché il suo film faceva cagare, e mentre lo balziamo beviamo. Alla salute. Ah sì, perfetto. Oh! Una bevuta e già siamo qui? Wow! Wow! Mamma mia! È l'acqua del tempo! Hashtag acqua del tempo! Ragazzi, che figata Austropoli! Che figata Austropoli! Geniale! Primo inserimento di una vaga forma di 3D all'interno dei Pokémon! Bello! Bello! Bello, bello, bello! Allora, perfetto, sì! Sì, è la nave Dutton Plasma! Allora, ragazzi, io qua non so sinceramente... Quanto sia producente, diciamo, esplorare la città. Comunque lo farò fuori parte perché è infinita. E questa è una Nuzlocke, quindi... No, tua madre troia. Grazie, sì. Tanto non ci vado nei tuoi posti. Non ci vado nei tuoi posti, né tantomeno utilizzerò la bicicletta. Guarda, te lo posso assicurare. Allora, tra l'altro, ora che ci penso, mi sa che le fognature in questo momento sono chiuse. Quindi forse ha poco senso fare quello che sto facendo. E ha più senso farlo nel prossimo episodio. A meno che no, forse è molto veloce come cosa. Potremmo già avviare l'evento
per poi fare la cattura velocemente, perché altrimenti davvero questo episodio rimane senza cattura. Invece nel prossimo comunque potremmo fare due cioè potremmo fare un'altra cattura nel giardino di Austropoli, che è stato introdotto in questa generazione, che permette per l'appunto di fare la cattura. Oh, buongiorno, non sei sicuramente la campionessa di questa regione, sicuramente non mi aprirai il culo alla Lega, no? Allora, perfetto. Immagino che Iris stia andando alle fogne, visto che è lì dove deve andare. Ragazzi, dal prossimo episodio cambierò i soprannomi ai Pokémon, ve lo prometto. Ho già visto lì il giudice onomastico, quindi state tranquilli. Io quante Pokéball ho esattamente? Guarda, mi interessa del Pokédex meno che dei rapporti con i Buffo. Quindi, se gentilmente, grazie, ok, perfetto. Allora, dovrei avere abbastanza Pokéball, raga, a regola. Quindi direi di provare ad andare verso le fogne e farci sta cattura qua. Tra l'altro dovremmo essere circa 26 minuti, quindi in realtà neanche troppo per quello che pensavo. Quindi se riusciamo a sbrigarcela veloce con questa cattura del cavolo, spero di trovare, raga, un Pokémon che si evolve, così nel prossimo episodio posso già fare il clickbait, perché altrimenti mi girano i coglioni. No, è qui il Team Plasma, te lo giuro, è nelle fogne. Grazie, ma non c'è bisogno di mentire, ma tua madre è in fienile. Ma tua madre è in fienile, io l'ho trovato il Team Plasma. Stronzo. Ah, tra l'altro, qua c'è la possibilità di fare la cattura in doppio, quindi c'è un'alta possibilità di trovare un Pokémon che si possa evolvere. Allora, vediamo un po' cosa succede, raga. Sì, lo so, episodio un po' lungo, però era per non fare un intero episodio senza catture. E nel prossimo comunque esploreremo bene ste fogne, cioè bene fra tante virgolette, nel senso andremo a scovare il Team Plasma che si trova qui. No, dimmi che ce n'è una che si... è una tutta? Dai, no, che palle! Dai, ma che sfiga di merda. Allora, a intuito direi di tenere Munchlax, raga. Ma proprio a intuito. Perché sì, perché potrebbe potenzialmente evolversi. E Noctowl sinceramente non lo utilizzerei mai nella vita. Appena fatto un abisso. Mi sta aprendo il culo. Mi sta, Cristo Dio, aprendo il culo. Proviamo un attimo a indebolire Munchlax. Avrei sperato di indebolirlo un pochino di più, però va bene comunque anche così. Iron Monkey! Iron Monkey! Oh! 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 Raga, cosa sta succedendo? Fermi. Fermi, raga. Quel cazzo di Munchlax c'ha abisso. No, 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 no. Aspetta, 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 aspetta. Muori. No! Levati! Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Rispondete alla domanda del giorno, bestemmiate la Madonna, passate dai social, premete la campanella. Noi ragazzi ci becchiamo in una prossima interazione videoludica.